Reato di omicidio stradale, più di 4.000 vittime l'anno spingono le associazioni per le vittime della strada a chiedere un inasprimento sanzionatorio in modo che si possano aumentare le pene per chi alla guida di un'auto cagiona la morte o gravi lesioni sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza alcolica. La risposta della maggioranza arriva tramite una proposta firmata Scilipoti, un guazzabuglio giuridico con evidenti storture denunciate da tantissimi esperti giuridici, non da ultimo dall'Associazione Nazionale Magistrati. Ecco perché il Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa al testo della maggioranza, una proposta maggiormente omogenea e concreta, che vuole innalzare le pene per questi gravi reati, introducendo anche un sistema più efficiente per l'accertamento dello stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o dell'ebbrezza alcolica. Da oggi la proposta di legge con allegata relazione è online sul portale Lex del Movimento 5 Stelle. Leggetela, commentatela, fateci pervenire la vostra idea. Ci vediamo sul portale Lex.